Ah no, sarà sicuramente un match combattuto ma pulito, perché è nel DNA del pugile la lealtà, l'onestà, la correttezza, quindi sarà un match vero. Primo match, come hai detto tu, fu una sorpresa, vinse Lauri che non era certamente il favorito per vincere quel combattimento, e stava perdendo i punti e vinse prima del limite quell'incontro con tantissima contestazione. Diciamo che è stato uno stop inaspettato per Michele Di Rocco, e quindi questa è una rivincita molto preparata. C'è più determinazione in questo momento, mi sembra, per Michele Di Rocco, anche perché invece dobbiamo ricordare Giuseppe Lauri deve studiare anche un attimino l'avversario. No. Bello questo calcio a senso di Di Rocco. È molto determinato, molto deciso. Destro, l'ha sentito Lauri, l'ha sentito questo colpo qua. Difficile per Giuseppe Lauri. Ancora una 2 incredibile, il gancio destro, gancio sinistro, il match è finito, Franco. Il match è finito. Troppo determinato, si può proseguire. Finito, è finito. Si può, giusto l'intervento di Muratore. E quindi c'è la vittoria. La vittoria a lampo di Di Rocco. E si è visto che è partito con grande determinazione. Lui... sono tanti colpi terribili, terrificanti, quelli che tutti a segno con velocità, con precisione, e che Lauri non ha avuto la potenza di riflessi da neanche attutire il colpo, che è arrivato in maniera potente, precisa, un match molto breve, e Di Rocco ha dimostrato di aver capito la lezione. Sono passati 5 anni anche da quel combattimento precedente. Sì, e non si può, non si può assolutamente poi vivere di ricordi, soprattutto quando i ricordi sono questi, polemici. Quindi, però l'avevamo detto anche in chiave di presentazione, in knockout, avevamo detto che in questo momento Giuseppe Lauri faceva troppe cose sulla scena, dedicava tantissimo tempo da fare il secondo, l'allenatore, e quindi non si può fare due cose o tre cose contemporaneamente. Io penso, Franco, che quando uno fa l'atleta deve fare solo esclusivamente l'atleta. Qua sempre l'equivoco di sempre. Chi crede di fare una professione come il pugilato deve fare vivere di solo pugilato, perché devi essere concentrato su quello che fai e devi essere determinato a volere ottenere i risultati e a sacrificarti in palestra. Quando invece hai troppi pensieri il cervello è da un'altra parte e quindi non rendi quello che devi avere. È vero, e si è visto che Lauri cercava motivazioni, no? In questo incontro, però la determinazione si è vista al tempo stesso nei confronti di Rocco. Era proprio carico e pronto, determinato, e subito ha forzato i colpi. Ma Di Rocco voleva cancellare l'unica sconfitta della sua carriera e quindi è partito in maniera molto forte. E come hai detto tu, Lauri, sono passati 5 anni da quella vittoria del match precedente, ha subito delle sconfitte ultimamente anche, anche pesanti. Lauri è implacabile, ma anche... guarda questo gancio, sono terribili, due colpi terribili, arrivati alla punta del mento, hai visto che lui non ha neanche mosso la testa, però proprio li ha presi in pieno. E quando arriva così il colpo diventa perché lui pericoloso. per un attimo siccome per me sentiva pesanti anche le mani, perché lui per un attimo ha aperto, vedi, la guardia, e poi ha portato questi colpi. L'abbraccio, ecco il terzo, tempo che nel pugilato c'è sempre, non ci può essere l'incontro e la sfida più sentita, più polemica, si conclude appena finito il combattimento, i ricordi vengono lasciati nel cassetto. Certo, e dobbiamo dire che intanto c'è adesso la signora Jacoponi che dà naturalmente la cintura dell'Unione Europea al campione. Ecco qui l'ordine ufficiale. Detto naturalmente Di Rocco
Adesso Franco, mi auguro che Di Rocco abbia la possibilità di dimostrare il suo valore facendo un titolo per il tiro vero, il campionato d'Europa, fare il mondiale IBO, poi si è dovuto fermare. Facciamoli, se possibile, farli venire tutte e due, se qualcuno ci può aiutare. Ecco, gli viene comunque, penso che dopo cintura. 8 anni che è passato professionista, ecco, sia se, ora aspetta, se io riesco a portare Giuseppe Lauri, se riescono, se ce lo portano. Giuseppe non fare parlare adesso. E qui bisogna, ci vuole, puoi chiedere per favore se è laggiù, è là sotto, abbiamo bisogno. Giuseppe, eccolo qua, eccolo qua, prepariamo il microfono.